riusciamo proviamo a fare tutti nei 5 minuti, insomma, una cosa. E poi lo studente di scienze politiche, visto che la facoltà è direttamente coinvolta. Sì, allora, buongiorno a tutti. Io qui diciamo, parlo sì, a nome della Rete Nazionale della Sicurezza sul Lavoro, una rete che è stata descritta diciamo, brevemente, sinteticamente da Daniela all'inizio dell'intervento, con le manifestazioni nazionali, perché il carattere nazionale di questa campagna è l'aspetto centrale che vogliamo mettere in rilievo, perché è una battaglia che non la vinciamo in un'azienda, non la vinciamo solo in termini sindacali in qualche singola realtà lavorativa, la vinciamo se questa battaglia la portiamo a livello nazionale. E Mohammed è uno delle migliaia di morti che fanno parte di questa statistica terrificante che ci propinano, anzi poi ci prendono anche in giro dicendo che quest'anno le morti sono calate, per forza, con cassa integrazione, con licenziamento, con il lavoro che manca, certo che lavorano e lavoro, i morti sul lavoro calano, ma in rapporto agli effettivi lavoratori. È stata scritta una bella frase, io almeno l'ho letta così nella stampa, che quel corteo subito si è prodotto immediatamente dopo la morte appunto di Mohammed in quella mobilitazione degli studenti in cui si scriveva, in cui avete scritto, la colpa è dei padroni. È chiaro, non c'è altra responsabilità nelle morti sul lavoro. Quindi questa denuncia contro i padroni assassini è l'aspetto centrale che avete portato all'interno delle vostre mobilitazioni studentesche. Questo è un valore, è una denuncia da mettere in rilievo. È stato scritto anche che l'unica sicurezza che ci può dare un governo è morire sul posto di lavoro. E anche questo è altrettanto vero, perché tutta l'attività di questo governo non ha portato altro che a rendere ancora i padroni sempre più impuniti nelle aule dei tribunali, a renderli privi di qualsiasi diciamo, attività ispettiva nei loro confronti. E tutta un'attività che ha portato alla cancellazione in sostanza poi del testo unico sulla sicurezza che il precedente governo aveva fatto, diciamo, in meglio sicuramente rispetto al suo governo, anche se c'erano molti limiti anche nel precedente testo 1, la depenalizzazione dei reati eccetera, che fa il paio con tutta l'attività che i padroni con Marchionne in testa stanno portando avanti nel nostro paese, quello che non è esagerato definire fascismo padronale, perché quando ti piegano le ginocchia, quando ti impediscono di ribellarti nei luoghi di lavoro, diciamo, che altra parola possiamo usare se non quella di fascismo? Quindi tutto il sistema in cui lavoriamo, in particolare è tutto il sistema che ci vuole condannare a questa precarietà, a questa condizione di schiavismo, è una guerra quotidiana, e a questa guerra secondo noi va data una risposta adeguata a questo livello di massacro sociale. Infatti i padroni hanno tutto l'interesse a Campo de Marchionne anche a dirci che è ora di superare la logica del conflitto, è tutto nel loro interesse se noi accettiamo questo tipo di logica, ovviamente, e noi questa logica la dobbiamo rifiutare, la rifiutiamo, questa del fascismo padronale. Quindi abbiamo sgombrato il campo a tutte le categorie di fatalità che intorno alle morti sul lavoro si fanno. L'unica responsabilità sono i padroni, che appunto, come tutti gli interventi prima di me e sicuramente anche dopo, rileveranno che è il profitto l'aspetto, diciamo, l'elemento da mettere, da denunciare, da combattere. Quindi gli infortuni non è affatto vero che sono in calo. E quindi è necessaria una risposta che purtroppo non è avvenuta né dai sindacati confederali, e questo era ovvio perché su chiunque, diciamo, fa le lotte per la sicurezza sui lavoratori, per difendere la vita dei lavoratori, vedi nei luoghi di lavoro i confederali come parte del problema, non certo la soluzione, no? Gli RLS che diciamo, denunciano, lottano e sono veramente pochissimi nel nostro paese,
anche se legati appunto ai confederati, sono continuamente anche loro, hanno delle grosse rappresaglie, tutti i tentativi messi in atto per impedirgli il normale svolgimento. Dante è stato uno delle figure simbolo di questa lotta, no? E come rappresentanza di alcuni altri, come Salvatore Palumbo a Palermo, in cantieri navali di Palermo, come Andrea Pianeta a Milano, insomma, e tanti altri lavoratori combattivi. I sindacati di base, anche lì, diciamo, non abbiamo, anche io provengo dal sindacato di base, con molti compagni qui presenti, però su questo terreno l'attività dei sindacati di base abbiamo visto che è molto ristretta. È necessario invece allargare il fronte di lotta, che appunto, ripeto, non può essere solo legato a una logica di azienda, e neanche un'attività che episodicamente si mette in campo. La questione della sicurezza sul lavoro, c'è uno sciopero, appunto, ultimamente la questione della sicurezza sul lavoro viene portata, viene innalzata come bandiera, ma non è episodica questa battaglia, come appunto gli interventi di prima richiedevano una necessità di una battaglia sistematica. I partiti e i gruppi che hanno usato questa bandiera per autoproclamarsi e hanno inciso ben poco su questa vicenda. Quindi per questo che la rete nazionale pensiamo che sia la risposta a livello di questa guerra di classe che il padronato ci sta facendo. Rete nazionale che ha messo in campo alcune manifestazioni di carattere nazionale, appunto dopo la strage della Thyssen, siamo tornati a Torino, nel cimitero vivente che definiva Daniele di Taranto, eccetera. Abbiamo unito in sostanza operai, delegati, familiari, tecnici, medici, ispettori del lavoro in questa battaglia, anche artisti, anche intellettuali, perché anche di come riusciamo a raggiungere attraverso la sensibilità di alcuni intellettuali che mettono in campo la propria arte su questo terreno, è utilissima in questo lavoro di presa di coscienza e di mobilitazione. Quindi ci siamo trovati davanti ai tribunali durante i processi, abbiamo lanciato la campagna di mobilitazione, ecco, per questa di dicembre. A dicembre abbiamo lanciato questa campagna nazionale dal 4 al 10, coincideva con il processo Thyssen, e abbiamo realizzato alcune iniziative esemplari importanti, una a Paderno Dugnano, dove sapete che si è consumato un'altra strage modello Thyssen, 7 operai coinvolti, 3 a oggi sono morti, un quarto è in condizioni gravissime, non sappiamo se ce l'ha fare, lavoratori, la maggior parte stranieri, immigrati. Sì. Quindi a Paderno Dugnano è importante esserci stati, questo per dire che essere in luoghi dove avvengono queste stragi, la nostra presenza rappresenta il contrattare, la possibilità di rispondere. Il 7 dicembre a Ravenna, dove vengo, abbiamo fatto un'iniziativa perché Ravenna, piccola città, ma le morti sul lavoro e in particolare le morti di lavoratori immigrati hanno un triste primato. In un mese sono morti solo 2 operai immigrati. Noi abbiamo il tempo di finire un volantino su questa questione e che ne era morto subito un altro, proprio appunto nella provincia di Ravenna. E il 10 dicembre appunto siamo stati davanti al processo del Thyssen a Torino. Quindi il problema del Thyssen è un problema importante, perché dai tribunali passa anche il piano padronale, quindi è necessario essere lì anche perché, oltre che è una strage simbolo di tutte le stragi sul lavoro nel nostro paese, e anche diciamo la necessità di stare sul fiato sul collo a Guariniello e a quant'altri per ottenere una vera giustizia che sappiamo non può venire dai tribunali, perché siamo convinti, come si dice, che l'unica giustizia è quella proletaria e non c'è altra possibilità di avere giustizia da questa
da questa normativa. Contro la precarietà abbiamo realizzato a 13 marzo a Ravenna un convegno nazionale dove hanno partecipato il Sindacato 5 Aprile, tante altre realtà, l'Associazione di Voluti, eccetera, perché su questa questione della precarietà, il nesso tra precarietà e morti sul lavoro è talmente evidente, talmente stretto, che bisognava intervenire. Noi abbiamo occupato un'agenzia interinale. I padroni responsabili della morte di questo giovane lavoratore morto il suo primo giorno di lavoro nel porto di Ravenna sono usciti tutti immacolati, impuniti dal processo. Noi, per aver occupato l'agenzia interinale, stiamo subendo un processo, verrà definito a breve la sua data. Però abbiamo su quello fatto un convegno, perché la precarietà aumenta il rischio per la vita degli operai. E quindi tutti i governi che hanno lavorato perché ci precarizzassero l'esistenza, da Treu a finire a Biagi, eccetera eccetera, sono tutte leggi che è necessario che noi lottiamo per abrogare. Ultima questione, una delle ultime questioni, è la campagna Migrati sul lavoro. Noi questa proposta, siamo stati al congresso nazionale, primo congresso nazionale del Comitato Immigrati, a fare questa proposta. È necessaria una campagna nazionale su questo specifico tema, non può essere affiancata o subordinata al tema più generale delle morti sul lavoro. Se si vuole una effettiva attenzione su questi temi, con i lavoratori immigrati dobbiamo lavorare per una campagna nazionale su questo, immigrati morti sul lavoro, che sappiamo che non sono solo normative, ma è la condizione di supersfruttamento, come diceva la compagna all'inizio del comitato immigrati, la legislazione razzista, dove il suo cuore è la questione del legame, il permesso di soggiorno, contratto di lavoro. Questo va spezzato. In ultimo dico solo le iniziative che pensiamo in cantiere, oltre a questa della campagna immigrati morti sul lavoro. Tornare al processo Thyssen, perché si avvia la conclusione. La questione del piano Marchionne alla FIA, questo non è secondario. L'aspetto, velocemente, l'attacco alla salute dei lavoratori avviene anche attraverso il piano Marchionne. Sappiamo che il metodo ErgoWas, come ogni tanto lo sentiamo dire in televisione, mass media, eccetera, è un metodo che, unito alla riduzione delle pause, intensifica di molto i ritmi di lavoro, allunga l'orario di lavoro, la presenza dei lavoratori e quindi aumenta il rischio per i lavoratori. È necessario, noi proponiamo di ritornare a Melfi in sostanza e a Torino su questa questione. In ultimo, lanciamo la proposta appunto di una assemblea nazionale della rete in quella che oggi sta diventando la capitale delle morti sul lavoro, pensiamo, al sud, cioè Napoli. In pochissimi giorni, in due giorni, sono morti più operai nella capitale del non lavoro, in parentesi. Noi pensiamo che sia il caso di tornare in questa occasione e discutere e rilanciare nuove iniziative in questa città. Grazie.